Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Da poco tempo sono state riscritte e riproposte le linee guida anche per quanto riguarda il trattamento del carcinoma renale, del tumore del rene. Cerchiamo in questo video in maniera semplice di, insieme a voi, di tracciare quelle che sono le linee principali. Innanzitutto il tumore del rene è un tumore che non sempre si fa sentire o vedere in maniera così semplice e immediata. Vi sono persone con tumore renale del tutto asintomatiche. È un tumore che tende a crescere sempre più a livello di frequenza, forse anche perché la diagnostica è sempre più approfondita e dettagliata. Colpisce percentualmente un po' più il sesso maschile che il femminile, in un'età che dovrebbe essere, che dovrebbe coinvolgere la sesta decade, dai 60 anni in più, ma se ci rivolgiamo a centri specializzati vediamo come purtroppo in effetti può coinvolgere uomini e donne anche in età molto più giovane. Qual è il sintomo, il segno principale? Il sintomo principale, il segno principale di un tumore del rene è il sangue nelle urine, la cosiddetta ematuria. Quando vi è sangue nelle urine non dobbiamo subito pensare chiaramente a un tumore del rene, ma neanche essere così superficiali e pensare che sia banalmente una cistite. Quindi è bene fare un percorso diagnostico, sia esame urine o urinocultura, ok, ma specialmente se il problema si ripete e l'urinocultura è negativa e una cura antibiotica magari data dal medico di famiglia non risolve, è bene anche andare a indagare in maniera più dettagliata sulle vie urinarie. Chiaramente un primissimo step è l'ecografia a vescica piena, un'ecografia vescicale, un'ecografia renale che ha un potere diagnostico chiaramente limitato a quello che è l'esperienza dell'ecografista, a quelle che sono le caratteristiche dell'ecografo, quindi è indicativa, è orientativa. È sempre bene fare in caso di ematuria la vecchia e classica citologia urinaria, che permette comunque di trovare nelle vie urinarie cellule tumorali che possono chiaramente originare dal rene, dall'ureterio, dalla vescica. L'urina fa questo percorso e nello stesso tempo eseguire una uro-TAC, una uro-TC, cioè una TC dedicata all'apparato urinario. E infine, talvolta, sempre per escludere patologie vescicali, parliamo dell'ematuria, anche una cistoscopia con cistoscopio flessibile o, quando non possibile, una cistoscopia con uretrocistoscopio classico che io consiglio di eseguire in sedazione per, affinché il paziente e l'operatore siano in piena tranquillità. Parlavamo di ematuria, torniamo all'obiettivo di questo video, il tumore del rene. Non sempre una massa renale, una sospetta neoplasia renale ed è per forza un tumore maligno. Ad esempio possiamo avere un angiomiolipoma, un oncocitoma, patologie di tipo benigno che possono essere tranquillamente osservate nel tempo. Il carcinoma renale, quello aggressivo, il più frequente è il carcinoma cellule renali. Allora, che succede? Una volta che o per puro caso si trova un tumore del rene durante un'ecografia addominale, oppure c'è questo segno che abbiamo parlato dell'ematuria, è giusto approfondire la diagnostica. Come facciamo a capire se un tumore è benigno, se un tumore è maligno? Chiaramente, arrivati a un certo percorso di sospetto diagnostico, quello che deve essere fatto è anche una biopsia per tipizzare questa neoformazione, biopsia che può essere fatta per via percutanea e permette anche quindi di dare un nome e un cognome, dico io, a questo tessuto e capire se è una neoplasia da aggredire o da controllare. Anche un tumore, tra virgolette, maligno piccolo, sotto i 3 cm, si potrebbe giovarsi della sorveglianza attiva, questo approccio un tempo più di tipo americano, che invece nelle giuste condizioni, con i giusti operatori, nelle giuste strutture, può permettere di controllare il tumore senza obbligatoriamente eseguire d'emblée un intervento chirurgico. Quando non vi sono queste condizioni, è chiaro, se ho ormai una diagnosi di tumore con l'esame istologico, le dimensioni sono importanti o il paziente stesso non vuole convivere con una neoplasia, si può fare intervento chirurgico. Non più interventi chirurgici a cielo aperto come un tempo, ma sempre più la chirurgia moderna si avvale della chirurgia robotica e non è detto neanche che bisogna rimuovere tutto il rene. Ci sono questi interventi nephron sparing in cui si va a eliminare, si fa una exeresi, così si dice, solamente della massa tumorale, lasciando l'organo, quindi il rene che non è intaccato, nella sua sede, dandogli le sue funzioni, sicuramente con meno impegno cardiovascolare da parte del paziente.
In alcuni casi la persona non può operarsi. Non tutto è perduto perché c'è la possibilità di fare gli interventi di ablazione per via esterna in istituti dedicati dove con terapie fisiche alternative si può fare l'ablazione della massa tumorale. I casi dove vi sono purtroppo metastasi, e chiaramente prima di un intervento si farà anche un attacco addome pelvi per escludere, mi auguro sempre per escludere e non per trovare delle metastasi, la terapia medica, e quindi insieme all'oncologo, e ricordo sempre che bisogna lavorare in sinergia, urologo, oncologo, radiologo nelle ablazioni esterne. L'oncologo oggi ha molte armi a disposizione per delle terapie mediche che permettono un controllo della malattia anche in stato avanzato. Bene, è un riassunto e così una condividere con voi le linee guida. Abbiamo visto lo step, ecografia, eventualmente il segno principale dell'ematuria, biopsia, decidere se una massa che può essere controllata o operata, intervento chirurgico rimane la terapia di scelta, nephron sparing con la chirurgia robotica, laparoscopica, scusate, robo-assistita, che permette una gestione oggigiorno molto tranquilla della patologia. Con questo vi saluto, torneremo a parlare di andrologia, ma anche l'urologia è importante, io sono urologo, oltre che andrologo, e ho quindi l'obbligo di condividere con voi le nuove linee guida, le nuove terapie delle patologie purtroppo aggressive che possono colpire. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana.